Eccolo qua, grazie Antonio. Questo filmato, ecco, potete vedere, ecco, nella prima foto probabilmente era irriconoscibile. Si tratta di Nello Bauco. Che cosa è successo? Che cosa mi ha spinto a fare non tanto il video, ma questa raccolta di foto dedicate alla figura di Nello Bauco? Sul Facebook, sul social network, che praticamente ormai è diventato anche per me un compagno di vita insostituibile, che cosa ho notato? Ecco, una volta un amico, lo cito anche, beh, lo ringrazio, Giovanni Zomparelli, pubblicò una foto di una lapide che si trova a Campocatino, datata 1996, dedicata proprio a Nello Bauco. E mi incuriosì questo fatto, scoprì, dialogando con Giovanni, che era stata posta lì dal CAI di Alatri. E mi incuriosì un po' il fatto, no, a me piace commemorare amici di vecchia data, diciamo, l'abbiamo già fatto durante la nostra trasmissione, abbiamo anche accennato un piccolo ricordo per Monsignor Don Pietro Di Fabio, e ci sarà, approfitto per ricordare, uno speciale dedicato a lui, probabilmente lunedì prossimo. Ecco, però di Nello io che lo ricordo, c'era solo il ricordo di belle giornate trascorse insieme proprio in occasione di alcune manifestazioni realizzate dal CAI. E mi sono meravigliato che un personaggio che aveva avuto l'onore di una targa sul luogo che amava di più, la montagna, proprio a Campocatino, non fosse stato più ricordato, ecco, non ci fossero. E soprattutto, ecco, per avere queste foto ho cercato. Ho avuto subito la collaborazione, devo dire, da parte di Walter Sabellico, perché credo che sia il presidente del CAI di Alatri, che mi ha procurato però 10 foto regalate dalla moglie di un altro personaggio storico del CAI di Alatri, il dottor Luigi D'Alatri, e appunto una decina di queste foto. Ma pensavo non fossero sufficienti a ricordare degnamente una figura come Nello. E dietro consiglio di alcuni amici mi sono rivolto a Cesira Bauco, la nipote di Nello. L'ho pregata e subito ha risposto, è stata pronta a rispondere a questo mio appello, a questa mia richiesta di procurarmi delle foto. Mi ha detto centinaia, fortunatamente, e ne ha fatto lei stessa una selezione che io ho cercato di raccogliere in questo spot dedicato appunto alla figura di Nello. Ma non ritenevo nemmeno questo sufficiente, volevo in qualche modo qualche parola di ricordo per questo personaggio. Lo vedete dalle foto, un personaggio molto poetico. Ecco, ma voglio descriverlo, ricordarlo più che altro ai nostri ascoltatori e a chi non lo conosce, magari per via dell'età, perché è morto, credo, nel 1991, precisamente il 20 di agosto. Però ecco le parole dedicate da Cesira, la nipote, a suo zio Nello. Ecco, giovialità, sincerità, simpatia, generosità, attivismo, questo è quanto mi viene in mente, sono parole di Cesira, quando penso a zio Nello. Un personaggio, oserei dire, uno che lascia il segno. Non sapeva non esserci, bella questa espressione, non sapeva non esserci. Dalle feste dell'Unità a Porta San Pietro, alla sagra delle fettuccine del Rione Colle. Dal CAI al Circolo Amici, dalla scuola al sindacato. Aveva un'ottima capacità di arruolarsi nel sociale e riusciva a relazionarsi con tutti, bambini, adulti e anziani. Sono tanti, ecco, nel frattempo stiamo vedendo, e non stonano con il personaggio di Nello queste immagini, sono le immagini della Radega a Frosinone, ma diciamo che, ecco, Nello, per commentare un po' quelle che sono le parole della nipote Cesira, sarebbe stato molto, si sarebbe trovato molto a suo agio in ambienti come questi scherzosi. Allora, che cosa continua Cesira nella sua descrizione dello zio? Sono tanti i momenti che ho impressi nella mia mente e nel mio cuore. Ricordo le accese discussioni su temi importanti come il bene comune e la sua sincera speranza in un mondo migliore per tutti. Penso alla sua battuta pronta, alla sua voglia di travestirsi e mascherarsi per divertire gli altri, alla sua grande passione per il ballo in cui, nonostante la sua mole, riusciva con inaspettata leggerezza. Lo rivedo il giorno della festa del santo patrono San Sisto, quando era impegnato a distribuire spicchi di limoncello agli incollatori durante la processione per alleviare e sostenere la loro fatica. La penna non cesserebbe mai di scrivere, per quanto non sarebbe mai abbastanza per ricordare zio Nello.
tutti noi di famiglia, sono parole di Cesira che io faccio tranquillamente mie, non era un mio parente Nello, ma una persona simpaticissima con la quale, ripeto, ho condiviso molti, molti momenti in occasione di manifestazioni del CAI. Tutti noi di famiglia, iniziando dai fratelli Giovanna e Sisto, abbiamo fatto fatica a costruire una vita senza di lui nei momenti lieti e tristi dell'esistenza. Sono trascorsi 20 anni da quel 20 agosto 1991 e io ho la sensazione che lui sia uscito per uno dei suoi viaggi con gli amici e stia per tornare per conoscere dai pronipoti Francesca e Luca. Sono parole di Cesira che dietro mia richiesta mi ha fornito quelle foto che abbiamo visto. Alcune foto, pensate, ritraggono Nello addirittura con Vittorio Ceccarelli, il famoso vigile urbano di Roma, no? Che aveva origini di Alatri. Ce n'era una del 1948, quindi sono anche dei reperti storici, diciamo, no? Che veramente con grande amore ho trasformato dalla carta in digitale per realizzare questo spot dedicato alla figura di Nello. Grazie Cesira per questo contributo, a questo ricordo e per queste stupende parole che hanno descritto in maniera esemplare la figura di tuo zio, del caro Nello.